Ciao a tutti ragazzi! Allora, oggi vi farò vedere come riuscire a recuperare una zucca senza doverne per forza comprare un'altra, perché a volte può capitare che le zucche, quelle classiche che andiamo a fare, non ci sono e ci sono queste qua di forma allungata. Quindi voi direte: ma come faccio a fare la zucca? Questa è buona da mangiare, ma non da usare come decorazione. Lo so, i tempi non sono dei migliori per poter festeggiare, visto che c'è una pandemia in corso, però magari festeggiare, che ne so, in famiglia va sempre comunque bene. Quindi adesso vediamo come fare. Prima cosa che dobbiamo andare a fare è tagliare le due estremità. Qua. Finito di tagliare, avremmo due cose così. Questa parte qua la mettiamo da parte. E adesso andiamo a svuotare, diciamo, la nostra zucca. Poi andiamo a tagliare praticamente questa parte qua. Praticamente come se andiamo a realizzare una zucca normale. Adesso mettiamo da parte questa roba qua e ci concentriamo su questo pezzo. E anche questo pezzo lo svuotiamo. Una volta svuotato per bene tutto, andiamo a disegnare due occhi, o perlomeno voi potete fare come vi pare, però a disegnare qualcosa. Poi chiaramente li tagliamo. Non fa niente se non sono proprio uguali, anzi, io ritengo che se non sono uguali ancora meglio, perché renderà la vostra zucca ancora più spettacolare. Quindi vediamo. Sopra andiamo a praticare praticamente un'incisione. Ma piccola. Questo servirà per evitare appunto di dare fuoco alla vostra zucca. Visto che poi sotto ci dobbiamo mettere la candela. E adesso prendete una candela, deve essere bassa, succede come nel mio caso, non vi preoccupate perché la potete anche tagliare. E poi con la colla a caldo andate a posizionarla. In questo modo. Una volta fatto questo, mettete questa parte appunto da parte e ci concentriamo su questa parte di zucca. Andiamo a disegnare come fareste appunto in una zucca tradizionale, gli occhi, magari un nasino e una bocca. A piacere come volete voi.
poi chiaramente andiamo a tagliare. Una volta fatto questo, riprendiamo l'altra parte della zucca. Prendiamo anche una candela. E con la colla a caldo andiamo a mettere la candela qui. Sempre con la colla a caldo andiamo a posizionare la zucca. Adesso ci andiamo a concentrare su questo coso così piccolo. Come potete vedere, appunto, è molto piccolo, quindi non ci possiamo lavorare un granché. Quindi con la matita andiamo a disegnare una stella, ma voi potete fare come vi pare. La andiamo a tagliare. Ecco qui, non si capisce bene che io non sono proprio brava. Riprendiamo la nostra zucca. Andiamo a posizionare una candela qui. Non so se mi vedete, qui.